Esattamente un libro metalinguaggio, perché io ho dovuto disegnare il processo creativo di una persona che ha dovuto disegnare appunto la mappa della metropolitana. Per cui è stato molto interessante perché abbiamo avuto un incontro virtuale, io e Massimo Vignelli. Ci siamo incontrati più che nel prodotto finito, che è la mappa, nel suo caso il libro nel mio, nel processo, cioè con questo processo per arrivare per passare dal caos all'ordine, che nel suo caso era passare dalle 25 linee della metro, dalle più di 400 e rotti stazioni, a trovare un ordine, quindi un ordine mentale per tutta questa quantità di informazioni. E il mio in qualche modo è stato simile, io ho dovuto trovare un ordine, una disciplina estetica, ma anche di concetto per riuscire a raccontare una storia così vicina alla mia di un altro creativo, ma con le mie parole, no? Col mio tono di voce. Per esempio, ho deciso che avrei fatto una dieta del colore, quindi utilizzando una palette di colori molto bassa come saturazione, con degli accenni di colore che erano solamente i colori delle linee della metropolitana. Davvero per me il colore dà la temperatura, che sembra una banalità, però dà una temperatura anche al tono di voce e al tono comunicativo di un'immagine piuttosto che di un'altra. E nel libro la luce è molto importante perché ho cercato anche in queste tinte un po' neutre, come dicevo con qualche accenno, di rappresentare anche sempre questi spazi, questi cieli molto blu, per esempio di New York, questi spazi sempre molto dove c'è poco spazio per la via di mezzo tra luce e ombra. New York è una città luminosissima e quindi anche con delle zone molto molto scure, chiaramente. L'immaginario collettivo è come se fosse un grande occhio che guarda, che mi guarda mentre lavoro, perché chiaramente il lavoro che io faccio, come in questo caso un libro, è un atto di arte applicata, cioè applicata a un oggetto che deve comunicare a qualcuno, auspicabilmente al più ampio numero di persone, quello che è appunto l'essenza dell'oggetto stesso. Per cui è come se fosse l'immaginario collettivo, come se fosse il cliente, no? Qualcuno, una cartina di tornasole che ti dice se sei troppo ermetico oppure se riesci a farti capire anche fuori da quello che è il tuo personale immaginario, ma c'è un immaginario condiviso. A volte uno sconfinamento, quindi un ignorare quello che è l'immaginario collettivo, rischia di farci essere ermetici, quindi non comprensibili ai più. D'altro canto, invece, abbracciare troppo l'immaginario collettivo, io credo che risulti un po' pop nel senso però più basso del termine, cioè più scontato, più facile, che è quello che io cerco sempre di evitare, ma non per una qualche forma di presunzione, perché penso di danneggiare il mio lavoro se mi allineo a una qualche forma di branco, no? Dove si va tutti nella stessa direzione. La tecnologia io ho iniziato a utilizzarla praticamente subito perché mi sono trovato a studiarla già a scuola, pur essendo la fine degli anni 90, ma noi appunto all'Istituto Europeo di Design che ho fatto già abbiamo approcciato al disegno digitale, per cui a me è accompagnato come se fossero le tecniche tradizionali. Certo, sono capace di disegnare, di colorare ad acrilico un ritratto realistico, eccetera. Però è chiaro che quello per me è rimasto più un esercizio. Poi ho sviluppato tutto quello che ho sviluppato, la mia poetica, la mia capacità di gestire i colori, le forme, con il digitale, che è digitale quotidiano, quindi come è stato fatto questo libro, come sono fatte le mie illustrazioni per il New York Times, per Repubblica, per il New York, le copertine, quindi nella maniera più classica, diciamo classica 2.0. Poi c'è il 3.0, che è stato l'utilizzo della realtà virtuale, quindi dipingere in un mondo a 360 gradi con appunto il software di Google che si chiama Google Tilbrush e il VR, quindi in questo mondo distopico che sembra il mondo del taglierbe, che però era un film degli anni 90, invece è ancora più futuristico e futuribile, che è un'altra esperienza ancora perché è immersiva, perché tutto quello che io conoscevo sulla progettazione di un'immagine è andato
è stato preso e accantonato perché lì è quello un nuovo paradigma, quindi un nuovo modo di pensare proprio alla costruzione, no? Quindi di un'immagine dal foglio bianco, che però lì non è un foglio ma è un ambiente a 360 gradi, al mondo finito. E poi c'è un altro scatto che ho fatto recentemente, dove volevo ritornare a disegnare con le tecniche tradizionali, in questo viaggio che ho fatto in America, nella parte west dell'America, e mi sono ritrovato per una serie di ragioni meteorologiche, quindi 55 gradi, la luce zenitale, anche ragioni proprio di luoghi dove disegnavo, piccoli tavolini di bar, a volte in macchina, a volte seduto per terra nel deserto, dove non potevo gestire questi oggetti, le matite colorate, i pennarelli, la carta, i block notes, c'era la sabbia che andava. E quindi ho disegnato con l'iPad. Ho disegnato con l'iPad, che può sembrare un solito modo di disegnare digitale, invece ci ho ritrovato un modo analogico di disegnare. Quindi utilizzavo quest'iPad come un foglio bianco, senza utilizzare nessuna future che avere un computer grande così ti dà, ma disegnavo, coloravo, se sbagliavo cancellavo con la gomma. E quindi questo l'ho ritrovato un altro modo in cui il digitale, paradossalmente rispetto a quello che abbiamo detto sulla realtà virtuale, che si allontana tantissimo dalla classicità del modo che noi abbiamo di approcciare a qualsiasi forma di creatività o di disegno, quest'altro invece si riavvicina, cioè disegnare su un tablet con un software che funziona molto bene, ma di base utilizzando delle funzioni di base, mi ha portato a fare dei disegni molto naturali, molto sentiti, senza sovrastrutture tecnologiche. I'm leaving you, I will make it through, I say goodbye, I will ride a sky, just Zero. All engines running. Lift off. We have a lift off.